Lì è intanto l'augurio di un buon cammino, di una buona attraversata, superando gli ostacoli delle onde, delle montagne, gli ostacoli della vita, con un messaggio dalla città di Trapani, di vicinanza, di unione ideale con il resto del paese, non solo in termini di bellezze, di siti, di storia, di cultura, di enogastronomia, ma di amicizia. Messaggio che parte dal Mediterraneo, dal profondo sud dell'Italia, dal cuore dell'Europa e del Mediterraneo, per arrivare alla vetta più alta in Italia. In bocca al lupo ovviamente, grazie anche per l'occasione al CAI, che si rinnova impegnato e attento non solo nel dare messaggi di tutela, rispetto e godimento anche, oserei dire, del patrimonio ambientale e naturalistico che il buon Dio ci ha donato, ma soprattutto a te, ai tuoi 30 anni che rappresentano anche la voglia di, che so, una nuova classe dirigente che nascerà in Italia, che sia un po' più attenta alle tematiche ambientali, che sia un po' più vicina alla natura, che in sé è qualità della vita, ma anche promozione e valorizzazione delle destinazioni turistiche. Auguri e buon cammino, buona navigata. Grazie mille. Sono arrivato qua in Sicilia ieri, come mi hanno detto, dalla porta principale di Trapani, dal mare, ed è stato un ingresso molto, molto bello, molto accogliente. Mi hanno accolto a braccia aperte dalle istituzioni al CAI, alla Lega Navale. È stato veramente un momento molto bello per me, soprattutto dopo una traversata a remi che è stata penso la cosa più impegnativa che sarà di tutto il percorso a piedi che dovrò fare nei mesi a venire. È stato molto bello ricevere tanta accoglienza dopo veramente 4 giorni di dura fatica di navigazione nel Mediterraneo, alla scoperta di qualcosa che io non avevo mai affrontato, quindi è stato veramente stupendo. E speriamo veramente di riuscire a far passare ai giovani soprattutto e alle persone che stanno conoscendo quello che sto facendo, la bellezza del muoversi nella natura, del camminare, del navigare e scoprire i posti naturali, ma soprattutto rispettarli perché così ce li hanno donati e così dobbiamo mantenerli per riuscire poi a viverli tutti nello stesso modo e nei giorni a venire. Quindi rispettiamoci, rispettiamo la natura e andiamo avanti così.